due ore i miei amici dovranno minare questi due blocchi fatti di cemento. All'interno di questi blocchi ci sono delle perle che abbiamo impastato. Chi riesce a raccogliere più perle bianche nel tempo indicato vince lui, un vero diamante da 10.000 euro, che ovviamente non ho comprato io. Ma ragazzi, avete capito bene, perle bianche, perché all'interno di questo blocco ci saranno anche perle di color rosso. E scusa, che servono? Beh, adesso te lo spiego. Da questa parte ci saranno un sacco di armi che potremo scambiare con le perle rosse. E ovviamente si partirà dal cacciavite, che costerà una perla, e così via, fino ad arrivare al lui, il Flex. A venderci queste armi sarà proprio il venditore. Salve, cosa vuole comprare? Ok, era molto cringe. Vi consegno il vostro primo utensile e direi via al timer. Due ore a partire da ora per estrarre tutte le perle. Attenzione ragazzi, attenzione. Ovviamente prima perla, perla per Joe. Andiamola a vedere ragazzi. Sì, è proprio la perla bianca, giusto? Attenzione, non vi ho detto una cosa: all'interno del cemento si nasconde una ed una sola perla color oro. Se qualcuno riesce a trovare questa perla, è quasi impossibile, vince automaticamente il diamante. Ma intanto, è duro, in certi punti. Lo so che è duro, infatti il vostro obiettivo sarà proprio trovare la perla rossa per prendere il cacciavite. Attenzione, seconda perla, seconda perla per Joe. No, dai, ma quanto costava l'altra arma? No, no ragazzi, non ci credo, ragazzi. Guardate, ho trovato la perla rossa. Non ci credo. La prima perla l'ho ottenuta. Adesso vado a prendere il prossimo attrezzo. Ecco qui la mia prima perla. Con questa perla puoi prendere solamente questo cacciavite. Ok, grazie. Cacciavite ottenuto, adesso inizio. Oh Joe, mi dispiace per te, ma sai che ti dico? Che sei adesso molto in svantaggio. Vai, muoviti. Ma ne ho trovate due, già mi sono fermato. Dai, forza, devi trovare una perla rossa, perché con questo coso in plastica non ci fai niente. Ragazzi, per rendere la sfida più facile abbiamo unito il cemento e la sabbia, perché praticamente solo cemento sarebbe stato impossibile. Vai. Ma sei duro così, prendi solo cemento. Ok, Giada è già duro col cacciavite. Ma sta scavando con le mani, ma scava. Perla, perla bianca, no, per Joe. No, perla bianca per Joe. Non ci credo, l'ho persa. Ma come, ha perso la perla? Io invece l'ho presa, sì. Vabbè. Ma come, ma cosa sta succedendo? Ma ho perso la perla. Un'altra perla rotta. Sta succedendo di tutto in questo video, ragazzi. Un'altra perla bianca. Guardiamo com'è la situazione in questo momento. Giada mi sa che ha 4 perle bianche, sì, e una rossa. Quindi aspetta di prendere altre rosse per comprare le prossime armi. Poi abbiamo Joe, che è solo a 2 perle. Ragazzi, non vorrei dirlo, ma Giada è praticamente in vantaggio. Un'altra perla rossa. Può passare. Perla rossa per Joe, direttamente alle armi, Joe. Ragazzi, sta succedendo il delirio qua. I due si stanno praticamente ammazzando e non so come finirà. Aspetta, vado a comprare un altro attrezzo. Vado subito. Vabbè, fate voi il video a sto punto, io me ne posso andare. Intanto comincia a fare freschetto e ragazzi, è il momento di fermarsi. Basta scavare, perché ora è arrivato il momento di vincere 10 perle bianche. Ragazzi, tutte queste perle portano quasi alla vittoria. Non dico alla vittoria, ma cavolo, 10 perle è una bella cifra, esatto. Qui davanti a me ho del ghiaccio. Ascoltatemi bene, perché questa sarà una prova di resistenza. Dovrete mettervi in bocca 3 cubetti di ghiaccio e chi resiste maggiormente si porta a casa le 10 perle. Prendete ora i 3 cubetti e metteteli in bocca. Tutti e 3 hanno ufficialmente il ghiaccio in bocca. Ragazzi, inizia la sfida. Attenzione. Buona fortuna. Ragazzi, lo so che sta bruciando in questo momento ed è vera. Ok. Attenzione, Joe ha buttato il ghiaccio.
Giada ha buttato il ghiaccio. Signori e signori, Gio si porta a casa le 10 perle per vincere il diamante da 10 Complimenti, signori e signori, the winner is Gio. Ed ecco a te, Gio, ti consegno le tue 10 perle. Vai, ecco, signor. Mamma mia, prega, con queste ora è nettamente in vantaggio. Ho trovato altre due perle rosse e sono 4. Adesso vado a prendere la prossima arma. Attenzione, perché Giada guadagna 4 perle rosse. Di conseguenza può passare alla prossima arma. Complimenti, Giada. Con questo puoi acquistare con 2 perle. Ok. Con questo con 3 e con questo per 4. Ok, allora prendo questa che vale 4 perle. Ragazzi, ma qua siamo andati direttamente oltre. Oh, ma questa si rompe molto più facilmente. Ci credo. Oh mio Dio, guarda quante perle ho trovato. Oh, dai. Ma io vorrei capire intanto, Gio, ma tu non ne trovi perle? Oh, 3 perle. 3 Posso perle. Posso prendere il martelletto? Martelletto per Gio, vai. Ragazzi, finalmente Gio ha trovato le perle rosse, era ora. Spacco tutto. Tre perle, una bianca e 2 rosse. 4 perle, sì. La prima ora è passata e sono tutti e 2 circa a metà del blocco. Siete perfettamente in tempo, ragazzi. Siete stanchi? Sì. Leggermente, guarda, è da 2 ore che rompiamo queste cose. Veramente è da 1 ora. Vabbè, comunque. Al di là di questo, tutti e 2 stanno lavorando per il flex, ragazzi. L'arma finale che costa troppe perle. Veramente troppe perle. Guardate qua, hanno tutti e 2 un sacco di perle rosse. E invece, per quanto riguarda le perle bianche, sono tutti e 2 messi benissimo. Forse Gio ne ha un po' di più. Questa costa 20 perle rosse, ok? E so che voi state lavorando per l'arma finale, ma io voglio dare l'opportunità a uno di voi di averla gratis. Qui ci sono 2 pezzi di limoni, ok? Dovrete riuscire a mangiarlo tutto. Il primo che lo mangia vince il martello, via! Ok! Giorni, ragazzi! Lo so. Con tutta la buccia, con tutta la buccia. Se qualcuno si arrende, ovviamente vince l'altro, eh. Quindi vedete voi, vi potete arrendere se fa troppo schifo. Vi potete arrendere. Che schifo, io mi arrendo. Sicuro? Non ce la faccio. Mi sento. Ok, va bene, Gio. Hai vinto il mega martellone, prego. Squisito. Sta continuando a mangiare. Ma sei pazzo, fa schifo il limone. Ma io credo di avere gli amici più strani del mondo. Io stavo. Mazza del martello di Thor! Oh mio Dio, bro! Ma devi dirci subito! Oddio, ragazzi! È impossibile! Ragazzi! Attenzione! Attenzione, siamo entrati nel clou della sfida. Credo che entro 20 minuti questo blocco non esista. Oddio! Attenzione, attenzione, attenzione. Vi ricordo che l'arma finale costa 30 perle. 30 perle. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ne manca una. Eccola qui, l'ho portata. 30 perle. Oh, può sbloccare il flex direttamente. Oh, vai, vai a comprarlo, vai a comprarlo. Attenzione, Giada con l'arma finale. Oh. Vuole cominciare tutto. Oh mio Dio, ragazzi, taglia tutto quella cosa. Oh, oddio. Oltre le strisce anche le perle. Tagli le perle. Oddio. Gio, tu stai guardando cosa stai facendo, Gio? Oh. Però così perde tutte le perle. Mi sa che è scemo. Che trovo? Niente, una perla bianca. Ma dai, ragazzi, ci deve essere la perla oro. Sono tutti al fondo. Le perle ore sono... Per l'oro! Sì! Per l'oro! Ferma! No! Ferma. No, io non voglio la perla oro! Fermi! Calmi, signori e signori, le regole della sfida erano semplici. Chiunque avrebbe trovato una delle perle oro avrebbe direttamente vinto il diamante. Sì! E no! Questa è una perla oro! No! Vince un f***o diamante da 10.000 euro!
Oh mio Dio, calmo, 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 vale, vale tanto. Vi ricordo che questo non è un diamante al 100%, ma è un mischio tra vero diamante e vetro, e ha il valore di circa 9.000 e passa euro. Come, quindi... non è tutto vero? E beh, sì, figa, un diamante. Ma io lo spago, dai! No, 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 per... Ma Gio, complimenti! Dai, mi prendo pure la scatola, ciao. E voi? Siete contenti che ha vinto Gio oppure doveva vincere Giada? Dovevo vincere io, dovevo vincere. Vabbè, sarà per la prossima volta. Tra l'altro erano praticamente alla pari, cioè, oh mio Dio.